Bentornati cari amici di Dio Blu a questa nuova puntata del programma Sotto l'Iceberg. Oggi parleremo di alcuni temi di cui in genere parliamo in maniera monografica, no? Si parla della libertà di espressione, si parla a volte della verità, poi si parla della politica. Ecco, noi li metteremo tutti insieme perché abbiamo qui con noi un ospite che è il giornalista indipendente Matteo Gracis, che è seduto al mio fianco, che per i motivi che adesso vi spiegherò potrà parlarvi veramente di tutto ciò da molte sfaccettature diverse. Matteo, benvenuto nel salotto di BioBlu. Grazie, buonasera a tutti. Allora, perché ho fatto la premessa che ho fatto? Perché Matteo Gracis, giornalista indipendente, ho detto, in realtà definirlo come tale forse è un po' riduttivo, nel senso che lui sicuramente ha un trascorso, diciamo così, da un punto di vista professionale, è stato anche direttore di una rivista, tuttora direttore di una rivista che si chiama Dolce Vita, quindi ha avuto esperienze importanti nel campo della comunicazione, del giornalismo, della controinformazione in particolare. È stato tra l'altro coautore, collaboratore del blog beppegrillo.it, voi sapete che incidenza ha avuto nella storia della politica nazionale questo blog, ma è stato anche assistente alla comunicazione di un deputato della Repubblica, quindi ci può raccontare veramente tante cose. Io spero anche magari svelare qualche altarino ghiotto interessante sul di dentro della politica, nel famoso teatrino che noi vediamo da fuori. Allora, io partirei innanzitutto chiedendo a Matteo: come nasce la tua passione per il giornalismo e in particolare per quello che viene definito giornalismo indipendente o controinformazione, insomma, modo diverso rispetto al mainstream? Ok, ma nasce a livello veramente amatoriale inizialmente. Mi piaceva comunicare, mi piaceva scrivere. Ho fatto scienze della comunicazione per un periodo della mia vita, poi l'ho abbandonata perché mi ha deluso molto, in realtà cercavo altro. E fin da subito mi sono reso conto però che c'era una distanza enorme tra la realtà e quello che veniva mostrato, soprattutto nel mainstream, dai mass media. E quindi dall'immediato mi ha incuriosito andare a vedere qual era quella parte invece di realtà nascosta, quella verità non raccontata, e capire perché certe cose non venivano raccontate. E ho scoperto che spesso dietro ogni storia c'era un qualcosa in più che non veniva detto. E quindi mi sono appassionato così alla controinformazione. Ti faccio una domanda che è un po' anche personale, nel senso che un po' mi rivedo nei tuoi trascorsi. Tutti quelli che si occupano della cosiddetta controinformazione, cioè l'informazione che va sotto, d'altra parte il programma Sotto l'Iceberg, questo è, no? L'ambizione di andare in profondità, sotto la superficie, no? A cui tutti si fermano. Perché personale? Perché io penso che tutti quelli che in qualche modo, in varie forme, in diversi momenti della loro vita, sono usciti fuori, no? Come hai fatto tu, avendo il coraggio anche di osare di fare controinformazione, hanno avuto un momento della loro vita in cui in qualche modo si è accesa una lampadina. Può essere stato l'11 settembre, può essere stata la crisi del 2008, ognuno ha il suo momento, certo, di svolta. Per esempio, io non sono in questo momento l'intervistato, ma ti assicuro che se tu mi facessi questa domanda per ipotesi adesso, mi verrebbe in mente un fatto ben preciso. Qual è il tuo fatto? Cioè il fatto che ti è accaduto dove a un certo punto hai detto: no, c'è qualcosa che non va, ne devo sapere di più, se c'è. Ma la storia della canapa. Cioè, spiegati. O della marijuana, o della cannabis, o di tutti i nomi che gli abbiamo dato. Cioè, un giorno ho scoperto che quella pianta non era stata proibita, come c'è stato detto, perché era una pianta pericolosa e faceva male all'essere umano, ma perché dietro c'erano grandissimi interessi economici. Nello specifico, tre grandi industrie, ovvero la lobby farmaceutica, quella petrolifera e quella della carta, all'inizio del Novecento avevano individuato nella canapa il loro business, il loro comune nemico. Perché? Perché quella pianta sostituiva tutti i loro prodotti, in poche parole. Allora, quindi non il loro business, ma qualcosa che andava contro il loro business. Assolutamente. In che senso? Ti potrei fare mille esempi, però fermandoci a queste tre industrie, il primo libro stampato in Europa, la Bibbia di Gutenberg, intorno al 1400, era stampato su carta di canapa, così come la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America tre secoli dopo. La stragrande maggioranza dei libri fino alla fine dell'Ottocento erano stampati su carta di canapa. Da lì in poi abbiamo iniziato a farli invece con la carta degli alberi. Con la cellulosa. Esatto. Quindi capisci, industria della carta, quanto interesse poteva avere a far fuori la canapa.
il petrolio. Questo probabilmente è il mondo più grande degli utilizzi della cannabis e della canapa. Tu calcola che fino alla fine dell'Ottocento la maggior parte di reti da pesca veniva fatta in fibra di canapa. Da lì in poi abbiamo iniziato a farle con il nylon derivato dal petrolio. Le automobili. Henry Ford nel 1940 progetta l'auto più ecologica della storia dell'umanità, costruita in fibra di canapa e alimentata a bioetanolo di canapa, che non vede mai la luce, perché da lì invece inizia l'epoca delle automobili. Quindi secondo te in qualche modo la canapa era il punto di intersezione, certo, di tutta una serie di potenziali benefici, diciamo così, per il mercato, per i consumatori, che però non era sfruttabile, questo è il concetto. Non era monetizzabile. Sfruttabile. Perché non era monetizzabile? Uno potrebbe dire, vabbè, si buttavano nel business. Guarda, la risposta definitiva arriva proprio con la terza industria, che è quella delle case farmaceutiche, e là ti spiega perché. Perché all'inizio del Novecento l'industria farmaceutica inizia il suo percorso di sintetizzazione dei farmaci naturali in farmaci chimici, con la scusa, con la motivazione che devono standardizzare i principi attivi. Ed ecco che in tutto questo la cannabis per loro è il nemico numero uno, perché la utilizzavamo a scopo medico dal 2700 a.C. per centinaia di patologie, e stiamo parlando di una pianta che cresce a qualsiasi latitudine e che chiunque può coltivare in maniera molto semplice. A differenza dei farmaci moderni che dobbiamo andare a comprare, no? E quindi la tua, diciamo così, la tesi che tu hai portato avanti, o diciamo l'altarino che hai scoperto, ecco, per no, non l'ho scoperta io, diciamo che io l'ho ricostruita, però in Italia, per quanto ti riguarda l'hai scoperto a un certo punto, certo, nel senso, è stata una tua avventura personale, ti sei affacciato sul mondo, no? È un po' come il primo, ho fatto l'esempio dell'11 settembre, una persona che ha sempre tra virgolette creduto a una versione ufficiale e un bel giorno incontra uno studio ponderoso e ben fatto che la mette in discussione. Certo. Allora c'è un momento in cui tu arrivi a individuare queste cose, questi conti che non tornano rispetto all'argomento canapa, e mi pare di capire che il discorso farmaceutico è il più importante. Perché? Perché l'industria farmaceutica a un certo punto aveva iniziato, e poi ovviamente ha continuato a mettere in piedi un business enorme per farmaci che hanno gli stessi principi, gli stessi effetti che secondo te potrebbe avere invece naturalmente questa pianta qui. Assolutamente, ma quindi, adesso... quindi la lotta contro la canapa secondo te in realtà non è una lotta contro la canapa in quanto droga, questo vuoi dire, giusto? Ma guarda, la prova madre di questo è che il giorno in cui loro sono riusciti a mettere in atto il loro piano diabolico, che poi adesso abbiamo nomi e cognomi, parliamo delle famiglie DuPont, Rockefeller, Dunlop, Hearst, quindi nomi noti, nel 1937 non vietano la marijuana, ovvero l'utilizzo ricreativo della pianta, quello che secondo loro era il motivo per cui bisognava vietare. No, vietano tutta la pianta canapa, a riprova del fatto che il loro problema non era la marijuana, non era l'utilizzo ricreativo, l'utilizzo ludico, il divertimento, lo sballo, no, era tutta la pianta. Da quel giorno in poi la canapa sparisce completamente dai radar. Ecco, allora, a parte questo, no, immagino che questa, perché come prima dicevo, no, c'è un bel giorno della vita di una persona che comincia ad occuparsi di controinformazione dove cade il sipario, certo, no? Cade il cerone dal volto della versione ufficiale o delle versioni ufficiali. E una cosa interessante, no, che succede poi, io lo ritengo anche proprio un percorso, diciamo così, di carattere personale, psicologico, no, di apertura mentale, uno comincia a scavare ovunque, cioè come una talpa, non è che fai solo quel buco lì sulla canapa, no? Cominci a chiederti, ma non è che così come per la canapa anche per altre cose è successo qualcosa di simile? E ti chiedo, quali sono gli altri buchi che tu hai individuato, i più interessanti ovviamente? Ne avrei una marea, su tanti sto ancora scavando. O se vuoi più attuali, se preferisci. Ma quelli che più mi stanno a cuore, sì, più che attuali, è ad esempio la storia dei nativi d'America, il più grande genocidio della storia dell'umanità, che non c'è sui libri di storia. No. Parliamo di oltre 100 milioni di persone uccise in 4 secoli di storia. E tutto... Ecco, scusa, stiamo attenti anche ai numeri. 100 milioni ci stai dicendo, il che vuol dire un quarto della popolazione europea attuale, grosso modo, mal contati, no? Sì, sì. 100 milioni. Certo. Secondo te, quando tu parli di genocidio, parli letteralmente di sterminio di massa. Assolutamente. Da parte, ovviamente. È iniziato nel 1492. Ok. Ma non è che Colombo ha scoperto un posto che non esisteva, perché
noi la viviamo così da occidentali. Certo. Lui è arrivato in un posto che era già occupato. Esatto. E in 4 secoli di storia abbiamo fatto tabula rasa. A proposito, scusa, di guerra e di aggressione, tanto per restare all'attualità, voglio dire. Certo, assolutamente, perché poi la storia si ripete, è ciclica, no? E come l'hanno fatto, come l'hanno portata avanti questa, questo che tu chiami appunto questo genocidio dei nativi americani? È stato fatto secondo te, secondo un piano calcolato, programmatico, o molto semplicemente hanno trovato sulla loro strada questi che resistevano e li hanno piallati? Cioè, no. È stato fatto sia dagli inglesi sia dai francesi? Assolutamente sì. Senza nessun tipo di riguardo? C'è stato magari qualcuno che ha provato... No, che io sappia, c'è che nel Sud America, no, si racconta dei gesuiti che combattevano a fianco in realtà degli indios contro, non c'è stato nessuno nel nord che ha mai messo in discussione questa. Probabilmente ci sarà anche stato, però il risultato finale è sotto gli occhi di tutti e oggi l'America non ha storia perché l'ha rasa al suolo letteralmente, cioè le riserve indiane oggi sono una cosa di una tristezza imbarazzante, li hanno nell'ultimo secolo soprattutto li hanno fatti fuori regalandogli whisky e dandogli... Come in Australia avviene. Esatto. Un'altra storia che mi sta molto a cuore, che non c'è sui libri di storia ma probabilmente ci sarà nei prossimi anni, è quella di Thomas Sankara. Sì? Senegal? Burkina Faso. Che è stato letteralmente fatto fuori dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America, con l'aiuto del suo socio, del suo vice, no, di Sankara. Perché? Perché lui si era a un certo punto opposto al pagamento del debito pubblico africano nei confronti dei paesi occidentali, giustamente. E Thomas Sankara non esiste sui libri di scuola, è un eroe, è un mito. Però, come al solito, la storia la scrivono i vincitori, no? Allora io in questi casi, infatti ti ho detto, sto ancora scavando su tante di queste storie, perché su tante cose ho l'archivio aperto, no? Sì. Io invito le persone a verificare queste cose qua, a cercare, perché oggi, utilizzando il web soprattutto, abbiamo è molto modo, più facile accedere. Esatto, abbiamo modo di andare a scoprire queste storie, o non raccontate o raccontate male, ma ce ne sono tantissime. Quello che stiamo noi vivendo adesso è una storia che viene raccontata male nel presente. Parliamo della guerra russo-ucraina. Parliamo della guerra, ma possiamo parlare anche di quello che è successo. Parliamo dei vaccini, parliamo del Covid. Hai capito? Però c'è, cioè, non so se sei d'accordo, adesso ti propongo questa chiave di lettura. Secondo me ci sono due cose diverse quando si parla, no, di operazioni, come dire, di riscrittura della storia in modo orwelliano. Cioè, un conto sono i casi in cui ti raccontano letteralmente una fandonia, no? Cioè la famosa, certo, versione ufficiale, vuoi sul caso Mattei, vuoi sul delitto Moro, vuoi sull'11 settembre, e in realtà c'è tutta una serie di autori che per fortuna iniziano come te ad approfondire e scoprono tutto ciò che invece era stato nascosto. Un po' alla volta si mettono insieme i pezzi del puzzle, chi vuole, certo. Però la versione ufficiale rimane sempre l'altra, non cambia. Mentre sul discorso che ci sono degli altri casi, come quelli che a cui accennavi tu prima, no? I nativi americani, in realtà lì non c'è nessuna operazione di copertura, lo si sa molto, molto semplicemente. Ti faccio un altro esempio: Hiroshima e Nagasaki. Cioè Hiroshima e Nagasaki, no, alla faccia appunto sempre delle guerre, della, sì, bruttezza della guerra, e vengono sganciate 2 bombe atomiche, sostanzialmente un'operazione sperimentale, perché di fatto, no, vuole vedere cosa succedeva, e muoiono in un lampo centinaia di migliaia di persone. Ecco, lì non è che non si sa, tutti sa la versione ufficiale che è stato fatto, però incredibilmente è come se andassero in controluce in uno sfondo lontano dove, oh no, non so è se così. È vero che ci sono queste due cose, da un lato la versione finta, diciamo, o comunque grandemente finta, assolutamente, dall'altro la versione vera, di cui però non si parla. Qual è più grave delle due secondo te? Non so se ce n'è una più grave e una meno grave, però mi offri un argomento sul piatto, sì, d'argento, che mi sta molto a cuore, ed è la questione di Julian Assange. Sì. Julian Assange, il giorno che ha deciso di rendere pubblici i documenti di WikiLeaks, secondo me ha pensato: domani scoppia la rivoluzione, perché con quello che sto facendo vedere al mondo non è possibile, no, che le persone rimangano indifferenti. Che cosa è successo? Niente. Siamo andati ad arrestarlo. Julian Assange è probabilmente il giornalista più importante del XXI secolo, una persona che oltretutto non ci ha guadagnato un euro in quello che ha fatto, che non è proprio un particolare, visto che viviamo un periodo storico in cui i nuovi benefattori dell'umanità dovrebbero essere i filantropi, no, che hanno passato la vita ad accumulare soldi e potere, adesso improvvisamente
vogliono il bene della collettività, o magari personaggi usciti dalla Silicon Valley che hanno venduto dati personali di miliardi di persone ad aziende private e oggi sono presi come i modelli, no? Per i giovani. Ecco, in tutto questo Julian Assange ha fatto un'azione appunto eroica, senza guadagnarci un euro, è stato arrestato, perseguito. E rischia. Fatto l'ergastolo. Ma rischia la vita. Già lo sta scontando. Rischia la morte, perché lui ha già fatto sapere, no, che in se caso finisce di azione non vuole neanche arrivarci vivo, e probabilmente ha ragione, perché probabilmente verrebbe torturato, no? Ecco, allora qual è il discorso? Il discorso è che probabilmente la questione non è solo le informazioni che vengono date, è proprio la percezione della realtà. E questo è un tema che a me sta molto a cuore, che insisto in ogni conferenza che faccio, in ogni video, cerco di spiegarlo. Bisogna rendersi conto che l'informazione plasma la nostra percezione della realtà. Se l'informazione è distorta, la nostra percezione della realtà sarà distorta. Non c'è niente da fare. E quindi viviamo in un mondo distorto. Totalmente. Totalmente. Viviamo in un mondo nel quale, ad esempio, se tu a Milano o a Sesto San Giovanni o a Napoli abbassi il condizionatore di 2 gradi, puoi fermare una guerra in Ucraina. Perché non te l'ha detto Pinco Pallino al bar dopo il terzo giro di grappa. Te l'ha detto un presidente del Consiglio in una conferenza stampa ufficiale a reti unificate. Lo stesso presidente che ti aveva rassicurato sul fatto che se non ti vaccinavi, contraevi il virus, contagiavi, venivi contagiato e poi morivi, esatto. Giusto? Cosa succede? Ma perché allora secondo te c'è questa cosa, proprio la sindrome, io la chiamo del re nudo, no? Che nessuno vede. Perché di fronte a cose gigantesche, elefantiache, come quelle che hai citato tu adesso, che ho citato io, no? Possibile che non ci sia un bambino, tra virgolette, nascosto in mezzo alla folla dei giornalisti che alzi la mano e dica al re, scusi, ma guarda che lei è nudo, eh? Lei sta viaggiando con una rete, ma è nudo, no? La famosa fiaba. Certo. Perché hanno paura... Attengono famiglia, quel giornalista devono far carriera. Quel giornalista, dopo quella domanda, non potrebbe fare più il suo lavoro. Quindi implicitamente viviamo in un sistema dove uno sa già che se osa viene tagliato fuori. Non c'è dubbio. Però è un sistema molto simile a un altro sistema che noi conosciamo bene come italiani, no? Non lo so. Ma infatti non stiamo più parlando di giornalismo, stiamo parlando di propaganda, che è un'altra cosa. La propaganda è riportare le informazioni che ti vengono date dalle istituzioni. Ed è quello che succede perfettamente in Italia. Il vero giornalismo non c'è più, è morto nel momento in cui i giornalisti hanno smesso di fare le domande. O di farsi le domande. Sì, ma di farle soprattutto ai potenti, perché quello, il giornalismo nasce così, come controllore del potere, non per essere controllato da esso. E poi tra l'altro le domande non sono neanche tante, sono 5. Sono 5, no? Il modello anglosassone, le 5 uopia. Con 5 domande costruisci una notizia, ma nel momento in cui tu non fai neanche una domanda e non la fai neanche di fronte a una fake news palese come quella che ti sta dicendo il Presidente del Consiglio, è chiaro che tu non stai facendo giornalismo, stai facendo il lavoro di un ufficio stampa, no? Ma secondo te nel, diciamo così, gruppo, nel mazzo di chi fa informazione, in che percentuale, so che è una domanda non semplice quando si dà le percentuali, però ci provo da chiederti, in che percentuale sono e stanno all'interno di questo mondo di chi fa informazione quelli che non capiscono perché non vogliono capire e sanno che non devono capire, quindi sono in malafede, e in che percentuali quelli che non capiscono perché davvero sono plagiati da quel sistema, da quel grandissimo sistema di atto a plasmare le menti, no? Che è la gran cassa mass mediatica del mainstream. Cioè, perché secondo me ci sono tantissimi giornalisti che veramente credono a certe panzane, giornalisti, ho usato un termine magari troppo generale, tantissimi operatori dell'informazione, opinionisti, direttori, che realmente credono. Sono assolutamente d'accordo, ma infatti ti rispondo dicendoti una cosa probabilmente impopolare per chi ci sta guardando. Io sono convinto che il 99% di loro sia in buona fede. Questo è interessante. Ma non solo di loro, ma non solo di loro. Faccio uno step in più e divento ancora più impopolare. Sì. Dei politici stessi sono in buona fede. E sai perché te lo dico? Perché ho lavorato al loro fianco. Ecco, quindi ma ci arriviamo alla seconda parte della, e mi interessa molto questo aspetto. Quindi tu mi stai dicendo che in realtà sono della serie, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Perdona loro è un concetto... Perdona loro è troppo. Esatto. Però, che non sanno quello che fanno, secondo te è vero. Assolutamente. Ma allora cos'è? È lo strapotere della suggestione... ma l'ipnosi collettiva prende sì, anche loro, eh? Sì. Cioè, non è che perché fanno parte di quel sistema lì, allora loro ne sono scevri o... E la chiave dell'ipnosi, secondo te, la tecnica principe è quella di cui parla, che viene attribuita, no, a Goebbels, anche se in realtà probabilmente non è sua, no? Ripeti costantemente una menzogna finché diventa una verità, o è il fatto che secondo me è più probabile che crei un insieme di altoparlanti che hanno l'etichetta ufficiale, no? Verità certo. ufficiale, e poi gli fai dire qualsiasi scemenza. Certo. È questo? Qual è delle due la tecnica? Ma io credo che siano vari elementi tra cui questi. In realtà mi sembra che ci sia una paura incredibile nel prendere una posizione e nel coltivare quello che si chiama libero arbitrio, che ce lo siamo completamente dimenticati a livello di collettività. Cioè, quella dote che ci è stata data da madre natura, tutti noi, non è che qualcuno ce l'ha e qualcuno no, ce l'abbiamo tutti, di scegliere, di decidere, anche di sbagliare, perché questo è il libero arbitrio, noi non sappiamo più che cos'è. A noi ci viene detto cosa fare, cosa dire, dove andare, dalla A alla Z, dal primo giorno in cui nasciamo all'ultimo in cui moriamo. E non c'è più nessuno che alza la testa e dice io la penso in maniera diversa, il pensiero critico, sta roba qua è stata spazzata via. Oggi c'è il pensiero unico e chiunque si azzarda ad alzare la mano, fare una domanda, esprimere un dubbio, viene etichettato, schernito, messo all'angolo, e quindi uno è terrorizzato a fare una roba del genere. Ma lo vediamo anche cosa è successo negli ultimi anni, no? L'artista di turno, il cantante di turno, lo sportivo di turno che prova a dire, non ad accusare qualcuno, non a dare risposta, a dire ho la verità in tasca, no, a dire io preferisco fare così, e si discosta, no, dai dicta, dalle direttive ufficiali, viene fatto fuori, mediaticamente, viene fatto fuori per il lavoro che fa, poi allora o hai le spalle larghissime come magari Djokovic, e allora ti puoi tra virgolette permettere, tanto di cappello a lui per il coraggio, però non tutti possono farlo, certo. Oppure vieni assolutamente mangiato dal sistema. Ascolta Matteo, prima di procedere poi con la seconda parte, in cui mi interesserà molto parlare anche della tua attività collaterale alla politica, e vi aggiungo una sorpresa anche dell'ultimo libro molto molto interessante, molto affascinante, scritto da Matteo Gracci, ne parleremo nella seconda parte. Prima però ti volevo chiedere questa cosa qua, che a volte mi fa, come dire, non dico tirare un sospiro di sollievo, però essere un po' meno... provare un po' meno di ansia o di angoscia per i tempi che corriamo. Cioè, se io mi giro indietro, no, perché ho un minimo di cultura storica, non è che vedo proprio dietro di me la storia dell'uomo come una storia di libertà, di democrazia, di pensiero critico, di eccellenza. Anzi, vedo tantissimi periodi molto bui, medioevo per alcuni aspetti, ma non solo il medioevo, ce ne sono stati anche altri, e periodi relativamente brevi in cui invece quelle cose di cui parlavi tu, molto belle, erano più alla portata, erano più spendibili e si viveva effettivamente con molto più ossigeno nel cervello. La domanda è questa: secondo te, in quale epoca storica, se tu ti voltassi all'indietro, vorresti vivere perché la consideri la più, non dico bella in assoluto, ma relativamente bella per chi ha a cuore la libertà di parola e di pensiero critico? Uno. Due. In un'ideale classifica delle epoche peggiori della storia per il pensiero e la libertà, in che gradino del podio metti la presente? Sono domande impegnative, però allora alla prima ti risponderei che dal punto di vista della libertà di informazione, sì, o del fermento anche che c'era in quel momento, secondo me gli anni 70, quindi abbastanza recentemente, sono stati un momento magico in cui sono crollati tutta una serie di... Nonostante il terrorismo. E gli anni, sì, però perché... sai che c'è qualcuno che ha scritto l'Eschimo in redazione che dice che in quegli anni là in realtà c'era una cappa, può esserci, non le ho vissuti, quindi sì, chiaramente mi arriva tutto per sentito dire. Io purtroppo li ho vissuti, ma ero ancora molto piccolo, quindi non li ricordo in realtà in prima persona. Però secondo me, ecco, dal punto di vista dell'informazione c'era un momento magico, perché si arrivava da, non so, dal dopoguerra, si usciva in Italia poi insomma da un regime e tutto quanto, e quindi mi piacerebbe insomma, okay, provarci. Da un altro punto di vista andrei sicuramente con la macchina del tempo, sì, a Venezia ai tempi della Serenissima. Ecco, questo è interessante. Perché non a caso la chiamavano Serenissima, vuol dire, certo, che insomma si stava bene, no?
Però ecco, lì non lo so a livello di informazione giornalistico, non lo so. Però infatti Giordano curioso. Bruno, per dire, ha avuto qualche problema, lì è stato arrestato proprio nella Serenissima. E invece questo periodo storico qui, che io ho l'impressione che a dispetto delle apparenze sia uno dei peggiori, poi magari sono troppo pessimista nel dire, nel chiederti no, primo, secondo, terzo posto del podio, perché vuol dire che do già per scontato che secondo me è tra i tre peggiori di sempre, però magari sbaglio. Tu a che, come lo quoti? Dal punto di vista dell'informazione? Sì, o della libertà di espressione del pensiero, eccetera, come lo consideri? Non sono così disfattista. Bene. Perché ritengo che nonostante tutto si possa esprimere il proprio parere, chiaramente con mille difficoltà. Guarda, l'ultima censura l'ho subita qualche ora fa da YouTube, mm-hmm. Mi hanno cancellato un video, quindi ecco, non è proprio... ho in questo momento un'azione disciplinare dell'Ordine dei giornalisti che pende sopra la mia testa, quindi ripeto, ok, non è sicuramente un momento fantastico, però credo che abbiamo contemporaneamente dei grandi mezzi a disposizione che in passato non c'erano e che se si riescono ad utilizzare con intelligenza ci permettono comunque di comunicare a tante persone. E quindi nonostante tutto, ripeto, ci sono dei pro che bilanciano i contro. Secondo me sì. Per esempio, anche una persona come te, che è così anche attiva, effervescente nel produrre, nell'ideare, produrre contenuti, ha tanti più canali di una volta, si può dire, no? Esatto. Io credo che poi il problema non sia mai la tecnologia o il social, ma l'utilizzo che ne facciamo. E quindi sono un amante, un sostenitore di internet, della libertà che internet ha portato. È chiaro che va tutelata e va utilizzata, ripeto, al meglio. Bene, allora direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la prima parte, però state assolutamente connessi perché tra poco torneremo in compagnia di Matteo Gracis ad affrontare questi argomenti che hanno un fascino incredibile, anche se a volte inducono a un certo eccesso di pessimismo, da cui però, come vedete, Matteo è bravissimo a tenermi lontano. Ci vediamo tra pochissimo di nuovo qui, di nuovo su BioBlu con Sotto l'Iceberg. Sostenere BioBlu significa essere parte attiva di una grande comunità che finanzia una propria TV accessibile a tutti per garantire uno spazio libero a informazione e pluralismo. go.bioblu.com/dona. Sostieni la tua TV. Continuiamo insieme la sfida. Ben ritrovati cari amici di BioBlu e continuiamo la nostra chiacchierata con Matteo Gracis. Allora Matteo, ci eravamo un po' prima lasciati con una domanda retrospettiva, no? Ti ho detto sulle epoche storiche che in qualche modo sono preferibili o meno rispetto a quella attuale. Adesso invece vorrei farti un'altra domanda, sempre che richiede sempre un po' di immaginazione e che può portare anche questa a delle derive pessimiste e ottimiste a seconda della scelta. A volte io mi chiedo, ma quando si parla di tutto questo bisogno, soprattutto noi di una certa area, diciamo così, no? Di quelli che in qualche modo si occupano di controinformazione, tendono a diffidare della versione ufficiale, hanno un po' l'occhio di riguardo in senso letterale per i media mainstream, cioè li guardano con attenzione prima di bersi quello che dicono. Bene. Noi facciamo un discorso tipo la libertà di informazione, giusto esprimersi, il pensiero critico, eccetera. Però a volte mi viene a chiedermi, ma guardandoti in giro, guardandoti intorno e quindi al di là e oltre la cerchia di chi ti segue, di chi ha gli stessi interessi tuoi o miei, non hai la sensazione, ti chiedi mai, ma alla fine quante delle persone, che percentuale della massa è realmente interessata alla libertà? Cioè a quante persone interessa veramente il concetto di potersi esprimere liberamente su argomenti che non siano ovviamente la pizza che hai mangiato, la ragazza che hai cambiato, il vestito che hai comprato? Dammi una percentuale, perché anche qui io sono un po' pessimista, però cioè la sensazione mia è che sia un prodotto, la libertà del pensiero, che non è poi così gettonata. È vero, sono d'accordo con te. È interessante a riguardo l'ultimo Matrix film, quindi il terzo, giusto? O il quarto addirittura. Il quarto. Film che può essere quasi visto come un documentario sotto certi aspetti. E c'è una scena in particolare in cui alla fine, sapete che in Matrix gli esseri umani vengono tenuti dentro delle capsule dalle macchine, no? E c'è una scena in cui Neo, l'eletto, il protagonista, dice alle macchine:
io adesso so come sconfiggervi e so come svegliare tutti, come salvare gli esseri umani. E la macchina dice a Neo: attento, perché forse non hai tenuto in considerazione che molti di loro non vogliono essere svegliati. E sono convinto di questa cosa. Sono altrettanto convinto però che ci sia un risveglio collettivo come non c'è mai stato in atto. Cioè, la massa critica che si sta creando e si è creata negli ultimi 2 anni, secondo me, non si è mai vista nella storia dell'umanità. Mai. Quindi può essere un effetto collaterale positivo anche del Covid? Assolutamente sì, assolutamente sì. È un momento infatti fantastico questo, nonostante tutto, proprio per questo motivo. Abbiamo una possibilità che non abbiamo mai avuto, ovvero quella di costruire un nuovo mondo. Tutti quelli che mi dicono come uscirne adesso, no? Come facciamo a tornare alla normalità? Per l'amor di Dio, quale normalità? Quella di prima non è una normalità alla mia altezza, alla nostra altezza. Adesso possiamo invece pensare di costruire una società completamente diversa, e sta succedendo, è quello che sta succedendo. Mi chiedi, mi hai parlato di percentuali, ma a mani basse il 20-30% della popolazione italiana gli interessa? A mani basse, non solo gli interessa, tanto, ha già intrapreso un percorso, questo. È tantissimo. E tu ne sei convinto? Sei addirittura il 20? Sì, e volo basso. Cosa che ti dà questa fiducia? Quello che vedo intorno a me, si sente, si percepisce, si vede, bisogna saperlo guardare. Ma c'è. Quindi tu dici gruppi consistenti di persone che sempre più fanno quell'esperienza di risveglio di cui parlavamo all'inizio dell'intervista, no? Sai quando ti ho detto a un certo punto noi... Che mettono in dubbio. Esatto, cominciano a dire, oddio, c'è qualcosa che non quadra. Ti do anche la nuova etichetta, no? Perché sai che adesso vanno di moda, no? E quindi chi sono queste persone? Che etichetta gli si può dare? Persone che si sono rotte le palle del sistema tradizionale, che si sono rotte le palle della Matrix, ok? Quindi all'interno c'è una varietà, c'è una moltitudine. Non è che li si può limitare a questione vaccino, questione ambientale, questione Russia-Ucraina. No, persone che non si fidano più, non si fidano più dell'establishment, della classe dirigente, che mettono in discussione, che hanno deciso e stanno decidendo di riprendere in mano la propria vita, di diventare finalmente padroni del loro destino. Perché questa è la strada, è là che bisogna andare. Anche se rischio di essere un po' di dire una cosa che magari potrebbe suonare come un'unghiata sulla lavagna alle orecchie di qualcuno, no? È brutto se affermo che oggi uno dei valori che dovrebbero essere maggiormente insegnati ai nostri figli, per chi vuole insegnare dei valori ai figli, perché non è che sia una cosa molto così diffusa, però dovrebbe essere non più e non solo quello della fiducia, no? Una volta ti dicevano la fiducia nel prossimo è un valore. Io credo che oggi uno dei valori che dovrebbero essere coltivati è la diffidenza. Cosa ne dici di questo? È interessante. Ovviamente non la diffidenza nel prossimo, la diffidenza rispetto al mondo così come ci viene presentato. Ci può stare, ma c'è sempre un ma. Cioè? Nel senso, sono d'accordo col trasmettere la diffidenza soprattutto nei confronti degli esseri umani, perché purtroppo, essendo esseri umani, siamo anche cattivi, crudeli, machiavellici, eccetera, eccetera. Ma contemporaneamente bisognerebbe compensare insegnando, cercando di trasmettere una fede illimitata nei confronti dell'universo. Perché quello no, non è malvagio, non è machiavellico. Anzi, l'universo ha un suo equilibrio, tutto succede per un motivo. E soprattutto io sono convinto del fatto che sia costruito in maniera tale che il bene trionfi sul male. E quindi ben venga diffidare, bisogna diffidare, ma contemporaneamente essere veramente illimitatamente ottimisti anche quasi. Poi torno su questa cosa perché rischio di perdermela, devo farmi un nodo al fazzoletto che hai detto dell'universo adesso, no? Che hai parlato dell'universo. Sul discorso del rimango sulla diffidenza, sì. perché è ad altissimo rischio di fraintendimento quello che ho detto. Cioè io intendo diffidenza, ripeto, non nei confronti degli altri, del prossimo, della vita, della gente, dell'universo, delle persone, anche se tu hai detto che per certi versi diffidare delle persone a volte fa bene. Io intendo della diffidenza rispetto ai racconti.
Cioè no, tipo noi passiamo tutta la prima parte della nostra vita, che è quella dell'infanzia, a credere letteralmente a tutto. Poi siamo convinti che quella fase lì della fede incondizionata nelle panzane, anche a fin di bene come Babbo Natale, la Befana, finisca. Ecco, la mia idea è che oggi più che mai dobbiamo renderci conto che quel periodo di fiducia cieca, purtroppo noi continuiamo a viverlo e oggi sbagliamo nel farlo, perché c'è un sacco di un'ampia parte del sistema di informazione cosiddetto ufficiale, sedicente competenze, che non ci vuole aprire gli occhi, ci vuole velare. E quindi essere diffidenti verso questo è il primo passo per arrivare a rompersi le palle. Tu dicevi prima, in modo così gergale che prendo così per comodità, rompersi le palle della matrice. Per rompersi le palle della matrice bisogna aprire, prima scoprire che c'è. Certo. E quindi devi diffidare del film che la matrice assolutamente ti prega. No, ma su questo sono assolutamente d'accordo, ma infatti negli ultimi anni soprattutto è successo l'esatto opposto, no? C'è stato detto di fidarci e affidarci. Sì. In maniera incondizionata, addirittura la scienza è diventata uno dei miti, no? non a caso. La scienza che invece ha sempre progredito per tentativi, fallimenti, discussioni, confronti, adesso improvvisamente no, diventa una cosa di cui fidarsi. Hanno mistificato addirittura la caratteristica prima della scienza, che è il dubbio metodico, e esatto. Continuo a rimettere in discussione le cose esatte a cui. Questo però, diciamo, diffidare, questo sì. Coltivare il beneficio del dubbio non deve, lo sottolineo, contaminare il nostro spirito, perché altrimenti ci si ritorce contro. Invece noi dobbiamo, secondo me, riuscire a rimanere lucidi, a capire che non tutto deve essere preso come oro colato, okay? Sì. A utilizzare quindi questo nostro pensiero critico che ci permette di valutare le cose, di pensare con la nostra testa, ma contemporaneamente di coltivare gioia di vivere. Perché il rischio è quello, il rischio che invece ci si incancrenisce, no? in un gioco perverso di diffidenza nei confronti di tutto. Cioè si viene risucchiati dal pessimismo e dalla negatività. Questo è un disastro. Ecco il fazzoletto che ho fatto, il nodo fazzoletto. Tu prima hai detto una cosa profondamente fuori moda. Ne dico tante. Ma una in particolare che mi è piaciuta, ovviamente, forse perché era fuori moda, quando tu hai detto, parlavi a un certo punto delle storie che finiscono bene, mi pare che hai accennato al lieto fine, una cosa di che l'universo è costruito in maniera tale che il bene trionfi sul male. Io sapevo che ce l'avevo. Comunque te lo dico perché. Lo diceva anche un certo Einstein, comunque. Ecco, quindi, ma perché lo so che lieto e dico che è fuori moda? Non so se hai notato come ultimamente, soprattutto nell'entertainment, quindi film, documentari, sceneggiature, quanti film in realtà rispetto a quelli dei nostri tempi, no? Certo. Quando arrivava sempre i nostri, finiscono male. Verissimo. E vincono le forze oscure, vincono le forze demoniache. D'altronde i programmi che vediamo in televisione sono di cronaca nera, non esiste la cronaca bianca. Cioè sembra che il mondo vada male e ogni giorno peggio, no? Però non quello magari fa parte della notizia, del mondo della notizia è sempre stato. Però io parlo proprio del mondo della narrazione, sì, e dei film. Lo scopo è lo stesso, è infondere paura. È infondere negatività, è il fatto di... E far credere che vinca il male. Non so se hai visto qua, io ho notato, l'ho notato solo io, ma ci sono molti thriller, io certo. Molti thriller andavo al cinema che soffrivo un po', ma sapevo che vinceva il buono. Oggi ce ne sono un sacco che vince il malvagio, vince il cattivo, vince il fantasma, vince lo spettro, vince l'energia negativa, vince il demone, non so, persino nei cartoni animati a volte l'ho notato. Sì, beh, poi ci sono varie tesi anche più o meno complottiste, insomma, che dicono che in questo momento le mani del potere ce le hanno coloro che vanno, insomma, ecco, queste sono cose. Quelle magari sono appunto tesi, però questi sono quelli che sì, sono dati fatto. Allora, Matteo, dopo questa divagazione importante, che però non può chiudersi senza la domanda, l'altra domanda che avevo da farti, che era questa, che è la classica domanda che spesso fanno anche a me a volte in un convegno, piuttosto che una presentazione di un libro, mi arriva ineluttabile. Avvocato, bellissimo queste cose. Cosa facciamo? Come? Cioè, se uno adesso si alzasse al pubblico e dicesse: Matteo, bellissimo, hai detto che un sacco di gente si sta risvegliando, no? 20-30%, che l'universo è un lieto fine, che dobbiamo credere in noi. Cosa, come lo facciamo? Cosa gli consiglieresti? Cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto io non do consigli, perché non ho la verità in tasca, non ho risposte né consigli da dare a nessuno. Io posso dire quello che faccio io, sì. Che ho fatto, che continuo a fare e continuerò a fare finché lo ritengo necessario e opportuno. Io faccio principalmente tre cose. Io faccio rete, resisto e disobbedisco.
queste sono le tre cose che faccio. E cioè, in ciascuna cosa significa? Faccio rete significa mettersi in contatto e fare rete appunto con le persone che condividono magari i miei valori in questo momento della mia vita. Sì. E soprattutto nelle piccole comunità. Noi spesso puntiamo alle cose grandi, no? Vogliamo fare un milione di persone in piazza per cambiare tutto. Io sono convinto che si cambi molto di più se ognuno fa il suo a casa propria, nel proprio quartiere, nel proprio comune. Il fare rete ti porta anche a fare politica. La politica vera, non la politica fatta in una cabina elettorale, quella non è più politica. La politica vera è quella che decidi di fare nel momento in cui entri, o meglio ancora non entri, in un supermercato. La politica vera è oggi aprire una scuola parentale, un asilo nel bosco. La politica vera è fare un ecovillaggio, una comune, è un gruppo d'acquisto solidale, è consumo critico, decrescita, è un orto urbano condiviso. Questa è la politica. E l'unico modo per farla in maniera efficace è facendo rete. Resistere. Resistere. Resistere significa non piegarsi a la negatività e non cedere e non farsi contagiare da quel virus maledetto che sta contagiando tutti, che è il virus della paura. Oggi questo è resistere. Nonostante tutto, coltivare gratitudine, questa è la chiave, la parola gratitudine, cioè riconoscere l'estremo privilegio e l'estrema fortuna che abbiamo avuto nel nascere qui e ora. Se non ve ne rendete conto, è un grande problema. Siamo fortunatissimi. Questo è resistere. Disobbedire è la parte più divertente in questo momento. Perché disobbedire significa non sottostare ai decretini che ogni mese si inventano questi e continuare a fare la propria vita indipendentemente da un ricatto, da una multa, da una restrizione, da una limitazione, da un premio, perché ormai funziona tutto così. Ecco, il disobbedire è mettere in atto il nostro libero arbitrio, a testa alta, senza paura, come ci hanno insegnato. Obiezioni di coscienza, possiamo chiamarla. Ma ce ne sono mille modi. Le persone che nella storia hanno messo in pratica la disobbedienza civile, oggi all'unanimità le riconosciamo come dei grandi del passato. Oggi. Ma all'epoca, ai loro tempi, li abbiamo perseguitati, arrestati, uccisi, scherniti, etichettati. Parliamo di Nelson Mandela, Gandhi, Tolstoi, Gesù. Malcolm X, Gesù, il primo grande disobbediente. Vabbè. Ecco, si può fare, e il segreto è che siamo sempre di più che lo stanno facendo. Bene, e queste ultime tue parole in qualche modo mi rincuorano, sia perché infondono comunque molta speranza, anche per il modo in cui riesce a dirle e a trasmetterle, sia perché si capisce che non sono parole vuote, perché si trapela da come le esprimi, che c'è dietro una profonda convinzione. Fammi fare un'ultima battuta a riguardo. Sì. Io ho scelto di essere felice perché fa bene alla mia salute. È un concetto estremamente egoistico a ben vedere. E questo mio ottimismo illimitato e sconfinato potrebbe portarmi un giorno sull'orlo del precipizio a dire: tutto quello che credevo non era poi così. Però, ma ci hai guadagnato lo stesso. Fino a quel momento me la sarò goduta. È un po', se ci pensate, adesso non vorrei, fate le debite proporzioni, però mi ricorda molto la scommessa di Pascal, no? Quando Pascal diceva: perché dovreste credere in Dio? Perché vi conviene alla fine, quando arriverete lì, se non ci avete perso nulla, se ci avete guadagnato tutto. È abbastanza simile come filosofia, la condivido ovviamente. Perché essere ottimisti, perché avere speranza, perché comunque vivrete meglio, a prescindere dal fatto che le vostre speranze siano... E attenzione, perché alcuni mi muovono questa critica, ciò non vuol dire accontentarsi e smetterla di combattere, attenzione. No, non significa continuare a combattere col sorriso sulle labbra. No, ma non serve che tu lo precisi, perché del tuo trittico la seconda cosa era resistere. Assolutamente. Adesso passiamo agli ultimi due argomenti, perché dobbiamo fare in fretta, perché poi il tempo corre e scorre. Allora, uno, intanto, se mi dici qualcosa di questa tua esperienza molto interessante, che secondo me ti rende, non dico unico, comunque diverso rispetto a tanti che fanno pregevolmente controinformazione, cioè il fatto che tu hai vissuto la macchina della politica proprio da dentro, non da parlamentare magari, ma da assistente di un deputato della Repubblica Italiana. Se riesci a sunteggiare un po' per quanti anni, che cosa hai scoperto, che cosa ti ha dato?
ho visto cose, rifaresti, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Durato 3 anni e mezzo questa esperienza, poi ho deciso io di lasciare. Parliamo del periodo 2013-2018? Esatto, è stata la prima ondata. Non l'ultima. No, la prima ondata. Quando i 5 Stelle sono entrati in Parlamento. Esatto, e ognuno di loro, ogni parlamentare ha dovuto costruirsi uno staff, perché non c'era niente, da zero. E quindi io sono entrato con uno di loro, come assistente alla comunicazione. E all'inizio è stata una figata. All'inizio sembrava di far parte dei 300 spartani. Era così. Infatti quelli che oggi magari sono convinti che è stato un progetto architettato. Sì, c'è questo. No. Chi era dentro e poi Non era comprato questo progetto. No. Era vero. All'inizio era vero e aveva degli ideali forti. Poi si è perso per strada, ok? E secondo me il punto di rottura è stata la morte di Casaleggio. Mm. Quello è stato il momento tragico in cui da lì è cambiato tutto. Ma le persone che come me hanno fatto parte di quel progetto all'inizio possono confermare quello che ti sto dicendo. Non c'è nessuno che ti dice dall'interno no, era una cosa architettata, no. Si respirava proprio l'energia e la genuinità del progetto. Ma quella scatoletta di tonno che si voleva aprire li ha risucchiati dentro, letteralmente. Cioè i tonni siete diventati voi, o meglio sono diventati loro, perché in realtà tu a un certo punto hai preso cappello e sei andato assolutamente via. Assolutamente sì, quando il mio lavoro era diventato per me inconciliabile con i miei valori, ecco. Perché io non riuscivo più a fare un mercenario. Beh, ti faccio un esempio. Tra i miei ruoli c'era quello di scrivere ad esempio i comunicati stampa del deputato, del parlamentare che seguivo, perché un assistente alla comunicazione fa anche questo, e si entra talmente in simbiosi, se si lavora bene insieme, che tu sai già cosa scrivere senza che te lo dica lui su un determinato argomento, perché ci sono degli argomenti, sai, sono delle battaglie, sono queste. Ecco, tra queste ti cito il Mose, battaglia nota ai 5 Stelle, insomma, furono loro che riuscirono a tirar fuori tutto e a mandare in prigione Galan, no? Dicendo ha combinato dei guai. Io ricordo di aver scritto un comunicato stampa sul Mose per il mio deputato, scrivendo è un'opera obsoleta, arcaica, bisogna fermarla al più presto, recuperare quello che si può, è stata una truffa nei confronti dei cittadini italiani, questo era il tono. Comunicato stampa scritto talmente bene e in simbiosi con lui che ricordo uscì senza una virgola modificata a nome suo, perché certo, è così che si fa. Chiaro. Io vedo dopo 4-5 anni da questo episodio questo parlamentare andare in televisione, guardare la telecamera il giorno dell'inaugurazione del Mose e dire il Mose è un'opera strategica, l'abbiamo completata, funzionerà, salverà Venezia e tutti gli italiani. E tu dici che cosa è successo? Cos'è che è successo? Tu che sei, no, ma proprio tu che sei stato lì dentro, nessuno meglio di te mi può rispondere alla fatidica domanda. Cos'è che è successo? Cioè la comodità che ti dà i privilegi, i benefici, gli arcinoti della carica, tanto ma non tutto solo. Quello? Tanto ma non solo. Allora innanzitutto questo vale un po'. Per noi amanti della controinformazione, lo dico anche per il pubblico, siamo propensi a cercare sempre qualcosa, no, di nascosto. Spesso la risposta è molto più semplice. Soldi e potere. Soldi e potere rispondono al 99% delle domande e che ci probabilmente facciamo. È quello il motivo per cui i parlamentari, in Italia ma non solo, sono lautamente remunerati. Assolutamente. Il secondo motivo, che ne abbiamo accennato nella prima parte, tu mi hai detto dopo lo riprendiamo, è la buona fede. È la buona fede. E qui dico una cosa che so nessuno mi crederà. Lì dentro, anche ai piani alti, il 99% di loro sono in buona fede. Quindi non capiscono. Peccano di ingenuità, ma non di altre cose. Sono vittime sacrificali. Lì dentro ce n'è uno che sa cosa sta succedendo. Gli altri non sanno neanche dove sono. Non sanno neanche cosa succede. Vivono dentro a una specie di astronave, perché questo è il Monte Città. Di cui vedono magari lo sgabuzzino delle scope. Esatto, ignorano tutto il resto. Dove non esiste una bolletta, dove non esiste andare a fare la spesa, dove non esiste andare a comprarti un biglietto dell'aereo, perché fai tutto alzando un telefono. Cioè tu sei completamente alienato in tutto questo, Sei alienato e sei là dentro, in questo dirigibile che va. Come fai a avere il contatto con la realtà? Anche perché ti sembra un paradiso in terra rispetto a dove eri prima, molto spero che tu non sia già. Assolutamente, assolutamente. Infatti
ne vedremo delle belle nei prossimi anni, perché molti di loro torneranno coi piedi per terra. E siccome non voglio togliere tempo a te e soprattutto all'ultimo libro che hai scritto, una battuta velocissima: che cosa diresti tu se avessi adesso davanti Di Maio, che ha dichiarato, venendo dall'eroico furore del periodo in cui uno vale uno, arriva oggi al periodo in cui uno non vale l'altro? Che cosa gli diresti? Così. Ma io, più che dirgli qualcosa, penso che vorrei provare ad abbracciarlo, perché persone già ne mi fanno tenerezza giunti a questo punto, mi fanno sincera pena, te lo dico veramente. Inoltre vedo nei loro sguardi il vuoto. E quindi però erano partiti con l'entusiasmo che avevi tu, cioè con la genuinità che avevi tu, cioè. sì assolutamente, lì dentro c'era. Io non a caso me ne sono andato dopo 3 anni e mezzo, e nonostante ho ricevuto anch'io da parte loro proposte di far parte dell'avventura della in maniera squadra. Molto più attiva, però sai cosa, io uscivo da Mentecitorio la sera alle 2 di notte, dopo le assemblee, dopo il lavoro, che avevo la sensazione, la priorità di dovermi andare a fare una doccia perché mi sentivo sporco e avevo a che fare con il meno peggio. Pensa a te. E tra l'altro, una delle cose che mi ha colpito del discorso di Maio, che pochi hanno sottolineato, è dove lui a un certo punto dice: bisogna fare agli italiani un discorso di verità, bisogna dire la verità agli italiani sulle cose che si possono fare, su quelle che non si possono fare in questo paese. Era assolutamente sincero e secondo me è condivisibile, nel senso che lui si è reso conto che determinate cose non si possono fare, ma il problema è che non le vuole più fare neanche lui, mentre il rivoluzionario è quello che si rende conto del fatto che certe cose non si possono fare e lui le vuole fare. Assolutamente. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Bene, Matteo, ci avviamo alla conclusione, ma abbiamo ancora tempo per fortuna per parlare di questo libro, che secondo me è un titolo straordinario. Dico per due motivi: perché in parte ricorda il titolo del mio ultimo libro, avevo scritto Manuale di autodifesa per sovranisti, ma in realtà non è questo il vero motivo, questa è una battuta, perché è veramente bello, straordinario. Cioè, io vi dico, a volte mi è capitato, penso anche a voi, soprattutto negli ultimi periodi del Covid, dei vaccini, io ho avuto la sensazione, Matteo, veramente di essere alieno al mio tempo, no? Cioè, paura degli alieni. Ma cosa succede quando tu hai paura di essere tu l'alieno, no? Perché vi dico questo? Perché sia perché è vero, perché di fronte a molte enormità, brutture, tragedie, cattiverie in cui mi sono imbattuto, a cui ho assistito soprattutto nel periodo, diciamo così, del secondo anno della pandemia, e mi sono sentito estraneo, sia perché effettivamente a un certo punto, un bel giorno, mi trovo di fronte a questo titolo fantastico che dice Matteo Gracis, ovviamente, è appena uscito, quindi un libro assolutamente fresco di stampa, Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni. Matteo, come diavolo ti è venuto in mente un titolo così? Secondo me questo libro venderà anche solo per il titolo, però in realtà è molto bello anche dentro, quindi adesso ti do pochissimo tempo, però dici quello che riesci, quello che puoi. Io è tutta la vita che mi sento un alieno, un disadattato, no? Da ragazzino mi dicevano: Matteo, sii te stesso, questa è la cosa più importante, no? Essere se stessi. Poi andavo a scuola, ero me stesso e combinavo dei casini incredibili, perché come fai a essere te stesso in un luogo basato sull'omologazione? O sei te stesso, vieni omologato. Poi uscivo dalla scuola e mi dicevano: mi raccomando, sii premuroso, gentile, mai egoista con le persone intorno a te. Lo facevo e prendevo delle fregature pazzesche, perché come fai a essere così in una società basata sulla competizione, dove se non sei un minimo egoista ti mangiano? E in questa adolescenza traumatica, la cosa più bella era che mi dicevano: Matteo, goditela questo momento, perché poi vedrai da adulto. Io pensavo: ma come, cosa succederà da adulto? Ecco, ho avuto un grande déjà vu all'inizio del 2020, devo dire la verità, questa sensazione di essere disadattato perennemente. E allora in questo libro ho raccolto delle chiavi che ci possono aiutare a sentirci un po' meno alieni, tra cui ad esempio questa frase di Krishnamurti che dice: non è segno di buona salute mentale sentirsi ben adattati a una società malata. Grazie Krishnamurti. Però effettivamente ti dà sollievo questa cosa. Da qui si riparte, perché capisci che non solo... Forse non sei tu quello alieno. Esatto, il problema magari non sei tu, e non solo non è un male sentirsi alieni, ma va anche bene in una società del genere. Quindi ecco, questo libro prova a dare un po' di balsamo per l'anima in quel senso, e pare stia funzionando. Ecco, io cosa devo dire? Ringrazio Matteo per la bellissima intervista. E
e vi invito veramente, tra l'altro c'è questa cosa molto simpatica per cui se voi a un certo punto lo girate, se non mi ricordo, anzi ecco, se lo voi girate, no, la controcopertina, vi trovate di fronte al titolo però scritto all'incontrario come se fosse allo specchio, una cosa del genere, e vi dico leggetelo, perché come lui ha appena detto, come Matteo ha appena detto, è veramente un balsamo per il cuore, fa bene alle nostre vite. E quindi lo ringrazio di nuovo perché ci ha portato una ventata di ottimismo nella salotto che a volte tende a diventare un po' glaciale per gli argomenti che si trattano, oltre che per il titolo di Sotto l'Iceberg, e do appuntamento a tutti alla prossima puntata di Sotto l'Iceberg.